Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo 13° episodio di Tecnologia. Allora, io qui sono già pronto a produrre tutto quello che mi serve. Però prima di tutto volevo fare una cosa che qui mi trovo scomodo ogni volta a fare queste cavole di scale per prendere il ferro. Non ce ne posso più. Spacca tutto. Io voglio, ecco, una chest qua. Oddio, ho fatto. Datemi una chest. Via, subito. Dov'è? Ah, legno. Lo mettiamo qui. Io metto la cesta proprio qua. No, un po' più. Va bene qui. Questo buco. Ma baffa. Oh. Poi lo sistemiamo. Mi serve un tubo di legno, oro, quello che sia. Non ce l'abbiamo? Sì, eccoli qua, ce l'abbiamo. In questo modo lo attacco da sopra. Sì, almeno tappa, almeno non si vede. Ok, prendo la stone cotta di prima. Dov'è? Dammi. Tu vai lì dietro. Tu vai qui. Ora, non so se avete visto, ma la fornace non è settata bene perché non ha l'output verso il basso. Chi è questo? C'è un intruso. Che cerchi? Se n'è andato. Ma. Mi spia. Mi fa simpatico, eh. Va bene, continuiamo a fare quello che stavo facendo. Non posso distrarmi ogni volta in questo modo. Questo è tutto mio. Serve tutto. Ok, qui spacchiamo. Sì, in settimana magari. Ok. E l'output lo mettiamo sotto. Dove sta il tubo? Ok, tutti i minerali qua. Anche del platino. Wow. Perfetto. Questi qua. Il legno dov'è? Materiale di costruzione, sabbia, carbone e legno. Sì, ma no, mettiamolo in varie. Materiale di costruzione, sono le planks. Ok, ok, no, niente. Spara flashato. Questo qui, qui. Chest, tubi. Via. Dov'è quello di prima? Se n'è andato? Sì, a quanto pare se n'è andato. Vabbè. Ok, dobbiamo fare ferro. Mio ferro. Dentro la fornace, via. Per risparmiare tempo potremmo anche compressarlo. Guardate, io ho compresso perché il ferro compressato andiamo a mettere direttamente il blocco di ferro all'interno della smelter, in modo che invece di cuocere un singolo cuoce 9 insieme. Adesso dobbiamo fare lo stampo, ovviamente ci serve l'hammer, quindi dobbiamo cominciare con la flint, oppure lo facciamo in stone, è uguale, in stone dovrebbe andare comunque. Prendiamo la stone. Se poi non va non mi assumo responsabilità. Ve lo dico. Ok, il tool rod già l'ho selezionato, non so quando, ma. Ah, i blocchi di iron ci serve comunque perché dobbiamo fare il tool station, se non sbaglio. Eccola qui, tool forge. 4 blocchi di iron, 3 serret brick e 2 station. I serret brick li ho finiti per fare questo affare. Facciamone altri. Sabbia, abbiamo detto quanti ne servono? 4 per 3, 12. 12 di questo, 12 di questo e 10. Ovviamente ti pareva che mancava qualcosa. Manca 2 gravel, non ci credo, non ci credo. Ah, ci abbiamo. No! Cosa ho fatto? Vedete, ancora mi devo abituare a questi mod. Ho l'energy manipulator. Devo duplicarla, sdoppiarla. Questo non si può duplicare ovviamente, immaginavo. Cos'è quello? Un mini zombie con l'armatura incantata. Oh my god. Muori. Ho anche ragno. Oh. Ah, mi serve gravel. Eccola lì. Ce l'ho visto. Basta un pezzo. No, è scinta la ghiaia. Non ci credo. Era flint, vabbè, insomma, quella lì. Oddio, le scale attorno indietro. Ok, ce l'ho fatta. Adesso ritappo questo buco orribile e duplico la gravel subito. Mia, tutto mio. Perfetto. Bene, la metto qui, c'è il filtro, così a sfregio per usarlo, tanto ce l'abbiamo. Ok, mi serve uno però. Ok. Qui, qui,
Oh, vai dentro. Ok. Io ho fatto 24 growth e non ci ho capito un cavolo perché devo farne la metà, ovviamente. Mi sono dimenticato che da un craft ne esce 2. E vabbè, ce lo teniamo. Sì, anche questo tutto dentro, via. Ah, il tuk-tuk rod ce l'abbiamo. Andiamo a fare le altre pattern intanto. Io me le ricordo a memoria, poi ve le faccio vedere anche a voi. Ci serve la... Eccola. Large plate pattern. E poi ci serve... la hammerhead. Queste tre parti servono per creare l'hammer. Questo lo stacchiamo. Che ci servirà ora per craftare. Qui abbiamo fuso il ferro, qui abbiamo i blocchi, 6 blocchi sono anche troppi. Ce ne servono 4 per il craft. Ok. 2 blocchi li mettiamo a fondere, più il lingotto che è avanzato. Ci mettiamo anche l'altro ferro qui. Ma io il ferro lo duplico, che problemi mi faccio? Sei... Il diamante l'avevo preso tutto? Infatti perché c'è uno stack di diamante? Non mi serve a niente il diamante, io voglio il ferro, non il diamante. Questo quanto vale? 2304. Non so se è giusto il rapporto. Non mi interessa. Più ferro? Ma sì, ancora più ferro. Tutto ferro. Ok, ci siamo. Questo butto dentro. Via, 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 via. Oddio, non ho fatto troppo. LOL. Ok, facciamo un upgrade della chest. Legno al centro. E ferro intorno. Ok. Cosa faccio? Upgrade. Perfetto. Ok, ora abbiamo i nostri blocchi a fondere. Ci serve la tool station, che la facciamo con i blocchi in ferro. E il serrated brick. Servono 3, almeno 3 di questi riusciamo a farli? Ok, 4, anche troppi. Come al solito, sbaglio i craft. Ok. La tool forge ce l'abbiamo, la mettiamo qui per bellezza, da un angolo, tipo qui. Boh, sì. Per tappare l'angolo. Ok, questo lo usiamo per tappare questi angoli che non mi piacciono scoperti. Non è più carino. Vieni qui anche tu. Perfetto. Quello lì. Questo qui. Ok, ora mi piace decisamente di più. Ok, il malterare non ce l'abbiamo fuso. Adesso l'unica cosa che dobbiamo fare è creare gli attrezzi in flint e in stone, quello che sia, qui. Ah, vi devo far vedere il craft del lumber. Eccolo qui. Guardate la differenza rispetto a prima. Non so se vi ricordate l'episodio precedente, ma prima avevamo solo da qui, dal piccone in poi. E adesso si aggiungono tutti questi craft. Qui è il lumber, lo vedete? Allo stesso modo di prima abbiamo questo pezzo centrale, che sarebbe l'hammerhead, le large plate e il tug tool rod, che sarebbe questo. Ok, ora facciamo i craft. Ricordate com'è il material cost? Guardate, material cost 388, veramente un numero assurdo. Ah, ho dimenticato di fare un'altra cosa. Va bene, ora la facciamo. Abbiamo tutti i pezzi. Ho dimenticato di mettere l'oro. Se non sbaglio, con l'oro si può fare. L'ultima volta ho controllato ci voleva l'alumite. Però magari qui si può fare anche con l'oro. Mettiamo a fondere l'oro. Vai. Perfetto. Aspettiamo che fonde. Ok, l'oro si è fuso. Vediamo ora se funziona. Speriamo di sì, speriamo di sì. Ecco il cavolo. Molto bene. L'unica soluzione è liberarsi dell'iron, ma non ne ho la minima voglia. Quindi, siccome ho l'energy manipulator, io faccio così. Ecco, già ho sbagliato. Non mi frega niente di perdere l'iron, perché ne ho talmente tanto che non so dove metterlo. Allora, ci serve 3 oro. Sì, facciamo 6. No, no, 3. Non vogliamo esagerare. Ok, aspettiamo che fonde. Ok, ci siamo, l'oro è quasi fuso. Dai su, ok. Ok, ok, proviamo ora. Molto bene, molto bene. Vai. Non vorrei sbagliarmi, ma non basta. Serve altro oro, abbondiamo, abbondiamo. Altri 3 lingotti, vai. Ok, ci siamo, forse ci siamo. Vai ancora. Coliamo l'oro. Eh sì, uno è fatto, 2 e 3 GG ragazzi. Abbiamo tutti i nostri pattern. Rimettiamoli dentro, prendiamo altro ferro, che noi ce ne abbiamo veramente tanto. Mettiamo un po' a compressare, perché ovviamente sempre per il solito motivo.
E il resto iniziamo a fonderlo, così cominciamo a fare il primo pezzo. Questi sempre a compressare, via, tutto dentro. Compressiamo tutto, tutto a ferro. Ok, direi che questo 63 lingotti fusi è più che sufficiente. Cominciamo a colare. Tool rod ce l'ho. Dai, su. Quanto materiale serve? Ok, questo ce l'ho, questo ce l'ho. Versa ancora. Queste ce ne servono due, ricordate. Guardate quanto ne ho consumato. Da 63 a 39. 38, 37. Da 63 a 36. Veramente, veramente tantissimo. Ok. Però a noi non ci dà problema perché ne abbiamo infinito. Oddio, che sto mettendo la roba di stone. Ecco, a proposito, questa roba di stone. Ok, l'hammer. GG, ecco il nostro hammer. Bellissimo, bellissimo. Ok, adesso ci mettiamo il diamante per comodità, prima di tutto, perché è comodo. Poi mettiamo redstone, come al solito, e i lapislazzuli ce li buttiamo tutti. Questo lo metto tra i minerali. Ok. I lapislazzuli potrei anche compressarli, ma vediamo se risparmiamo tempo. Ok, qui. No, qui. Diamante. Perfetto, redstone. E ancora meglio. L'unica cosa che ci manca è le lapislazzuli. Se duplichiamo un po' di redstone già che ci siamo. Cosa mortello. Dove vai? Basta, basta, ne produci troppa, poi mi spreca l'energia. Perché va ne consumo un 85%. Praticamente produci meno di quanto consumi. Guardate quanta redstone. Tutti i lapislazzuli, ci vorrebbe un altro compressore. Un overclocker upgrade o qualcosa del genere. Vabbè, ora vediamo. Perché qui ci sto una vita, perché se io mi metto a fare così, redstone, ecco, ci sto una settimana. Anche il rumore non è molto piacevole, a tra poco. Ok, il nostro hammer con 50 su 50 redstone ce l'abbiamo, adesso ci serve solo i lapislazzuli, che l'ho compressati a blocco perché? Perché volevo evitarmi di fare la stessa cosa, infatti io continuo a compressarli perché non posso stare qui le ore. Ah no, e se io trasformo direttamente... Sì, posso. Io può. Blocco di lapislazzuli direttamente, anche se non mi serve. Però. Incredibile. Sì, si torna come prima. Guardate, io faccio in questo modo perché? Perché io metto l'hammer qui e mi si enchanta qui. Vedete, 40 su 450. Io se io lo prendo, va a 50 e così via. Io continuo a prendere, piazzare, prendere, piazzare. Sì, con questo orribile suono di sottofondo, sì, che vorrei togliere in qualche modo, però poi lo strapperò via dal mod. Ok ragazzi, abbiamo un hammer con 450 lapislazzuli. Oh mio Dio. E i blocchi lapislazzuli li ributto dentro. Può sempre far comodo come energia. Mentre l'altra roba la butto qui. Via, tutto dentro, via, 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 via. Questa roba in stone la butto qui, poi sparirà da sola, penso. Via, non serve a niente. E ci serve il ferro. Perché il ferro? Perché devo fare un upgrade della chest. Dov'è? Qui. Ok, era questa qua, gemme varie. Perfetto. Ok ragazzi, abbiamo il nostro piccone di precisione, il nostro hammer per sminare, fortuna 3, fortuna aste durabili di 500. Perfetto. Io spero vi sia stato interessante come... sì, io non si sa che cosa sto dicendo, vabbè. Spero vi sia piaciuta la puntata, spero che l'abbiate trovata interessante. Mi raccomando, seguitemi, votate e pubblicizzatemi con i vostri amici. Ho raccolto le stone! Ok, ci siamo. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo episodio. Ciao ciao.